Ciao, sono Marco Catania, psicologo in ambito scolastico e in ambito clinico. In questo video voglio parlarti del corso sui disturbi comportamentali, un corso di 10 ore dove vedremo insieme come poter gestire in maniera efficace ed efficiente le difficoltà comportamentali degli alunni in classe. Ovviamente il corso non ha un taglio clinico, ma un taglio didattico, essendo rivolto a docenti. Quindi vedremo una serie di tecniche utilizzabili sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista comunicativo, sia dal punto di vista comportamentale, che possono essere utilizzate per tutti gli alunni della classe, cioè tutti quegli alunni che mostrano delle difficoltà comportamentali, in modo tale da insegnare al docente che segue il corso come gestire la classe in maniera efficace. Perché è chiaro che non è pensabile che un docente possa applicare singole tecniche per ogni singolo alunno della sua classe. Quindi quelle che vedremo sono modalità di gestione globale della classe che hanno un impatto sui comportamenti però di tutti gli alunni in classe. Non ci fermeremo solo sui disturbi comportamentali veri e propri, quindi le certificazioni di disturbi comportamentali, ma vedremo delle tecniche utilizzabili anche davanti a delle semplici difficoltà comportamentali. Un alunno che fa cadere spesso la penna o la matita, l'alunno che si alza spesso dalla sedia o anche l'alunno che disturba frequentemente. Tutti questi comportamenti che sono difficili da gestire in un contesto di classe, vedremo come possono essere quantomeno ridotti, se non del tutto in alcuni casi estinti. Il corso è rivolto a docenti che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Di fatto le tecniche che analizzeremo sono tecniche trasversali che hanno a che fare con la struttura e con la funzionalità dell'essere umano, non tanto legate alla singola fascia d'età. Anche se è chiaro che durante il corso ci saranno delle tecniche più idonee per alcuni alunni piuttosto che altri. E in questo caso sarà chiaramente mia cura specificare quando una tecnica è utilizzabile e quando invece conviene non utilizzarla, perché si corre il rischio di avere chiaramente degli effetti collaterali. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto quindi al corso sui disturbi comportamentali qui a Tecnica della Scuola. Ciao a tutti!